soltanto. Ma davvero, aspetta, posso rispondere io? Aspetta, non la domanda, no, la domanda è in realtà è una domanda, cioè quanto secondo voi la musica può soltanto fare una critica alla società e quindi dare un messaggio, o se la musica ha potere di cambiare le cose? Forse la, forse la musica ha il potere al giorno d'oggi soltanto di dare un messaggio, forse, perché se potesse cambiare le cose sarebbe grande, ma la vedo ardua, la vedo sinceramente. Te che ne pensi? No, è chiaro, se potesse cambiare le cose il mondo non sarebbe quella merdicchia che è oggi, insomma, quindi... però questo non significa che chi ha qualche cosa da dire e ha voglia di dirlo possa farlo. No, è importante in ogni caso dire quello che si pensa, perché lo trovo giusto. Non bisogna stare nascosti nel... Beh, cioè, in effetti ora non so come succede qua in Spagna, quali sono gli artisti che vanno per la maggiore, eccetera. Però effettivamente in Italia tante persone, tanti artisti che potrebbero dire e schierarsi e fare, come dire, prendere delle posizioni molto nette e precise, hanno paura a farlo, questo si vede. Non è il nostro caso, noi abbiamo fondato una repubblica indipendente che è lo Stato Libero di Litfiba, quindi siamo completamente fuori dal mondo. A proposito di questo che dice, allora faccio una domanda un po' cattiva, anche se non è sicuramente il vostro caso. Quando poi in realtà il successo e quindi l'aspettativa dei fan e diciamo un po' la direzione che dà la casa discografica incide e cambia lo stile originale di una band, magari anche nel nostro caso, cioè già successo, cioè quanto dipende, bisogna cercare compromesso. Noi un po' incidentalmente ci siamo passati da quella fase lì alla fine degli anni 90, infatti non a caso l'ultimo disco nostro che era Infinito del 99 vendette 1 milione di copie, però è anche il disco che segnò la nostra rottura, perché avevamo perso completamente la nostra identità. Sì, l'identità è anche l'aggancio col mondo che ci circondava, perché cominciare a vendere 1 milione di copie ti cambia veramente la vita, ti cambia. Quindi... Però adesso, ora come ora, ci siamo ritrovati, non c'è nessuna casa discografica, non c'è nessuna costrizione, non c'è nessuno e niente che ci dice quello che vogliamo fare. Si fa quello che ci pare e piace.